tema importante che spesso abbiamo discusso anche in Consiglio Comunale è quello dell'emergenza rifiuti. Il nostro impegno con l'Associazione dei Comuni, cioè con Mignanego, Santolcese, Serrarico e Ceranesi, è quello di aver come obiettivo la raccolta e la differenziazione dei rifiuti che arrivi a rispettare gli obblighi di legge, quindi che arrivi a differenziare almeno il 65% di quelli che sono i rifiuti urbani. Questo è un progetto che portiamo avanti come Associazione dei Comuni e speriamo veramente a breve di riuscire finalmente ad iniziare, dopo aver lavorato a lungo su questo protocollo e su questo progetto che vogliamo sia veramente puntuale. Altro argomento che abbiamo dovuto affrontare molto spesso nello scorso anno con l'ufficio pubblica istruzione è quello della mensa scolastica. C'erano stati problemi piuttosto dibattuti circa la qualità dei cibi serviti alla mensa scolastica. Abbiamo veramente lavorato a fondo con la CAMST che ci fornisce i pasti, con l'ufficio pubblica istruzione e veramente a fondo con gli assessori, i consiglieri comunali che hanno dato la disponibilità ad andare a assaggiare i pasti e individuare quelli che erano i problemi al momento. Direi che sono stati affrontati e sono stati, direi, in modo radicale risolti e abbiamo dato anche l'opportunità, anche perché, soprattutto perché è richiesto da alcune parti di territorio, da alcune famiglie, la possibilità di portare un pasto in proprio, cioè al di fuori di quello che è la mensa scolastica. È stata data questa possibilità perché ci sembrava giusto che al di là dell'aiuto che viene dato e quindi in base all'ISEE la possibilità di pagare in modo equo il buono pasto, anche la possibilità di portare un pasto da casa. Questa è stata una scelta che è stata fatta ed è stata portata avanti. Per il nuovo anno abbiamo in programma di allestire una cucina sul territorio che possa andare incontro alle esigenze di pasto di tutti i ragazzi, sia della scuola primaria che secondaria, in continuità con l'amministrazione precedente. Mi riferisco ad esempio alla questione della dispersione scolastica, cioè riuscire a costruire in collaborazione naturalmente con la direzione scolastica dei corsi ad hoc per permettere ai ragazzi della scuola media di conseguire il diploma.